ieri una giornata di grande sport e tantissimi ciclisti sul nostro territorio. È una manifestazione molto importante, manifestazione sportiva, con 900 iscritti e più provenienti da più paesi. È una manifestazione da seguire con molto interesse. Sport e turismo secondo me devono andare di pari passo, molti di questi atleti si fermeranno a Sanremo, riempiranno i nostri alberghi, e sono molto contento di questo. E c'erano poi due grandi campioni. Museo e Form, ho avuto il piacere di conoscerli, simpaticissimi, hanno apprezzato molto le nostre entroterra, la nostra città, e quindi grande valore a questa competizione. Anche il CONI d'Imperia presente a questa manifestazione che ha visto tantissimi ciclisti sulle strade del Ponente Ligure. Assolutamente sì, ormai è un appuntamento fisso anche per me, è già la terza manifestazione a cui partecipo molto volentieri. Prima sono passato al traguardo quando hanno tagliato i primi tre corridori, l'altro giorno c'è stata la conferenza stampa con una grande presenza e i numeri sono importanti, abbiamo visto che ci sono stati circa 900 partecipanti, la gara di oggi è andata bene. Fortunatamente le condizioni meteorologiche sono state positive, tranne un po' d'acqua intorno a Ovada, quindi direi tutto bene, speriamo che la prossima manifestazione, quella del 2020, in cui ci sarà il cinquantennario, sia ancora più bella, ma ne siamo sicuri, quindi in bocca al lupo e all'anno prossimo. Davide Formolo ha appena tagliato il traguardo, seppur in moto, di questa Milano-Sanremo. Insomma, per te un allenamento, qual era il clima che si respirava in gruppo oggi? Ma è stato molto bello, no? Abbiamo visto molte persone, cioè, soprattutto anche tantissimi stranieri che erano molto contenti di poter fare questa gara, in quanto mi dicevano che avevano già fatto anche magari altri monumenti che organizzava il Gran Fondo il giorno prima. E per loro era veramente un sogno, hanno veramente incornato un sogno essere la partenza oggi. E sono sicuro che oramai stanno arrivando tutti loro e sicuramente è stato veramente bello per me e anche vedevo la gente molto entusiasta di questo. Come mai in moto? A 20 ore d'arrivo ormai eravamo arrivati, ho bucato la terza volta, ho alzato la mano e dal motorino mi fa non ho più camere, se vuoi ti do la ruota del motorino, ho detto. E mi sa che ci sono i diametri un po' diversi. Senti, Milano-Sanremo, quella che arriva in via Roma, quando... ci andrai. Dai, vediamo, meglio aver bucato oggi magari che la prima Sanremo che andava a farlo, dai. Tutto è andato per il meglio in questa 49esima edizione? Diciamo di sì, è andato tutto bene, la partecipazione è stata molto folta, i partecipanti che sono arrivati fino adesso sono rimasti tutti contenti, il tempo è andato un pochettino a intermittenza, un pochettino ha piovuto, un pochettino ha fatto bello, però qua a Sanremo il tempo è sempre splendido e quindi penso che tutti apprezzeranno il nostro clima. Una grande festa di sport, questo è il clima che si respirava in gruppo. Sicuramente, il clima di grande festa, accompagnato anche diciamo, da grandi VIP, abbiamo fatto tutto il percorso con Davide Formolo, reduce dal Giro d'Italia di quest'anno, e in gruppo con noi ci ha accompagnato anche Juan Museo.